Ogni anno l'area del Codma di Rosciano per un fine settimana si trasforma in uno scenario di crisi nel quale potrebbe operare la protezione civile per allestire un campo di accoglienza in caso di calamità naturale. Fano, oltre che ad essere in campo di telecomunicazioni, un fiore all'occhiello della FIR nazionale, alla quale il CB Club Mattei è affiliato, è anche strategicamente baricentrica, dato che gli operatori, come sempre, provengono da ogni parte d'Italia, isole comprese. Avremo tutti i presidenti FIR CB a livello nazionale, saranno 140 presenti, e con loro discuteremo le strategie di attivazione e soprattutto la formazione dei propri volontari a casa proprio, il metodo, per cosa? Perché abbiamo visto che se un'emergenza dura dei mesi, come lo è stato il terremoto del centro Italia, non bastano 500 persone, ma ce ne vogliono diverse di più. Questo è il training camp dove si affinano le procedure e si standardizza l'intervento per alzare sempre di più l'asticella della professionalità ai massimi livelli, nel mondo sempre però del volontariato. Per noi è molto importante poter fare questi raduni, queste esercitazioni nazionali. Ogni volta c'è sempre un problema diverso, questa volta ci stiamo esercitando in tutta una serie di piccole attività che però messe insieme fanno poi tutto il nostro core business, che è poi il modulo di assistenza alla popolazione.